Ora ci chiediamo quanto è ampio questo angolo, cioè quanti gradi è. Già sappiamo quanto vale il seno di questo angolo e quanto vale il coseno dell'angolo. Allora possiamo utilizzare la calcolatrice scientifica per calcolare quanti gradi è l'angolo. Bisogna calcolare quanto vale quell'angolo alfa che ha come valore di seno il valore 0,554, cioè l'angolo alfa che ha come valore di coseno 0,831. Allora si prende la calcolatrice scientifica, si scrive 0,554 e poi bisogna spingere il tasto che è l'inverso del seno. Qui sulla calcolatrice del computer bisogna cliccare qua, INV, SIN. Il risultato è circa 33,6 gradi, che scrivo qua. Dal punto di vista matematico, ho calcolato quello che si chiama il seno alla meno 1 di 0,554, oppure si chiama anche l'arcoseno di 0,554. In pratica si tratta di scoprire qual è quell'angolo che ha come valore di seno 0,554. La stessa cosa la possiamo fare utilizzando il coseno. Prima scrivo il valore del coseno nella calcolatrice, 0,831. E poi utilizzo la formula inversa del coseno, quindi il coseno alla meno 1. Quindi clicco qua su INV, COS, e ottengo circa 33,8 gradi. In teoria dovrebbe venire identico a 33,6, cioè doveva venire lo stesso numero. Non è venuto lo stesso numero, non perché si sia sbagliato qualcosa nel procedimento, ma perché questi due valori erano già stati approssimati, erano già valori numericamente approssimati. E quindi di conseguenza l'angolo alfa, che doveva venire uguale nei due casi, è venuto leggermente diverso. Ma comunque più o meno questo angolo alfa sarà circa 33,7 gradi, diciamo 34 gradi. Quindi abbiamo calcolato quanto è ampio questo angolo conoscendo il valore del seno di questo angolo e del coseno dell'angolo. Attenzione a una cosa: quando si usa la calcolatrice scientifica bisogna sempre assicurarsi che l'unità di misura degli angoli sia i gradi cosiddetti sessagesimali, che sono i gradi che siamo abituati a usare. Cioè, sono quelli che in un angolo retto ce ne stanno 90 e che in un angolo giro ce ne stanno 360 gradi, e si chiamano degrees in inglese e sono indicati con la lettera D. Ma in realtà esistono altre due unità di misura degli angoli, perché gli angoli si possono misurare anche in radianti oppure in gradi centesimali. Si vede infatti qui sulla calcolatrice del computer che si può scegliere l'unità di misura degli angoli fra tre opzioni: i degrees, cioè i gradi, diciamo così, normali che siamo abituati a usare, i gradi sessagesimali, oppure i radianti, oppure i gradi centesimali. I radianti li studieremo più avanti, i gradi centesimali non li useremo mai. Qui diciamo soltanto che i gradi centesimali sono leggermente più stretti dei gradi sessagesimali, perché in un angolo retto ce ne stanno 100, cioè il grado centesimale è stato definito apposta in modo tale che nell'angolo retto, anziché 90, ce ne siano 100. Questo perché è più comodo lavorare con 100 gradi piuttosto che 90. E perciò si capisce che i gradi centesimali sono leggermente più stretti dei gradi sessagesimali, perché i gradi centesimali ce ne devono stare 100 nell'angolo retto anziché 90, ma noi non li useremo mai. Nel caso invece della calcolatrice scientifica, non del computer, per passare dai gradi sessagesimali ai radianti ai gradi centesimali, non si può semplicemente cliccare qui, ma bisogna utilizzare questo tasto indicato con DRG, degrees radianti gradi centesimali, che in questa particolare calcolatrice, essendo colorato qui il tasto di marrone, si può utilizzare spingendo Shift, cioè questo tasto qui. Oppure in altre calcolatrici ci sono altri modi, di solito c'è questo tasto DRG in qualche modo che permette di passare da una unità di misura all'altra.